Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo lampadario a LED, ideale per essere posizionato sul soffitto, sulla parete. L'ho acquistato su Amazon ad un prezzo contenuto e vi lascio il link in descrizione qui sotto. E vi dico già che ci sono diversi modelli, ovvero questo qua è quello da 24 watt 2400 lumen dimmerabile. Poi abbiamo quello da 1680 lumen, sempre 24 watt dimmerabile. E poi abbiamo sempre quello da 24 watt dimmerabile con le stelline, quindi crea un effetto cielo stellato, ideale quindi per metterlo magari in camera da letto. E poi abbiamo quello da 36 watt 3600 lumen, che è quindi quello più costoso e quello che ha più luminosità. Ovviamente c'è la possibilità di utilizzarlo sia in ambienti come camera da letto, corridoi eccetera, ma anche come un garage, un ripostiglio, quindi va bene un po' per tutti gli ambienti. E la cosa che lo rende anche un po' adattabile a tutti gli ambienti è il fatto che tramite un telecomando si può regolare sia il colore, quindi da una luce molto fredda, bianca, a una luce molto calda, quindi tendente al giallo. E poi si può anche regolare la luminosità, quindi dal 10 al 100%, come leggete anche qua, si può arrivare quasi a rendere la luce fioca. E come vedete qua ci sono alcuni dati, me li faccio vedere e vi faccio vedere anche sul retro le dimensioni. Queste sono le dimensioni, 280 mm per 280 per 60 mm di spessore. Le ore dichiarate sono 30.000, la durata di questo lampadario LED, e qua c'è anche la classe energetica, quindi un lampadario LED è sempre buono sceglierlo anche per risparmiare. Andiamo ad aprire insieme la confezione. Vediamo un attimo cosa arriva all'interno. Abbiamo il telecomandino, con tutti questi tasti potete ovviamente spegnerlo, accenderlo, si può anche spegnere dall'interruttore principale, come anche regolare la luminosità come vi dicevo. E poi il lampadario. Sul retro abbiamo un foglietto illustrativo, poi andrò a guardarlo con calma. Abbiamo gli agganci per posizionarlo al soffitto o la parete. Qua come vedete c'è la parte di plastica che si va poi a illuminare, e poi sotto la parte, il corpo del lampadario. Vediamo se riesco a farvelo vedere anche senza plastica, potrebbe essere interessante. Comunque io al primo impatto vi dico che sono veramente sorpreso in positivo, perché ci sono anche le viti, c'è tutto, diciamo, per andare a tasselli, anche per andare a posizionarla, e ve la faccio vedere appunto meglio. Qua avete i supporti di metallo e niente, e qua abbiamo il lampadario. Guardate anche, non so se si riesce a vedere, è proprio un opaco, quindi un bianco opaco molto bello anche da vedere. Non vedo l'ora di provarla e nel caso vi lascio un breve video di come risulta una volta accesa. Questo è il telecomandino, come vi dicevo, ci sono tutti i tastini. Alla prossima review, link in descrizione del prodotto, se avete domande non esitate a pormele e iscrivetevi al canale, grazie.